La conferenza stampa di analisi della situazione epidemiologica e di presentazione dei dati della cabina di regia validati anche dal CTS. Sono con noi il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Professor Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Professor Franco Locatelli, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Professor Gianni Rezza. Do la parola al professor Brusaferro per illustrarvi i dati della settimana. Grazie. Grazie, grazie dottor Buchicchio, buon pomeriggio a tutti. Anche questa settimana vi presentiamo alcuni dati, la presentazione questa volta è un po' più semplificata, ci sono tutti i dati essenziali, ma tutti i dati che come al solito vengono pubblicati a fine conferenza stampa da parte sul sito del Ministero e quindi potrete avere accesso a tutti i dati come ogni settimana. Come diceva il dottor Buchicchio, i dati che vi presentiamo arrivano alla fine di un iter di condivisione con le regioni, di valutazione da parte della cabina di regia e successivamente del CTS. E quindi adesso li condividiamo. Li condividiamo sempre collocandoci all'interno del contesto dell'Unione Europea. Come vedete, il quadro epidemiologico è un quadro che mostra come ci sia una circolazione un po' in tutti i paesi sostanzialmente, questo è un elemento estremamente importante. Quindi l'Italia fa parte di un quadro più generale, sia per quanto riguarda l'incidenza, sia per quanto riguarda anche la circolazione delle varianti e quindi ci dà ovviamente molto importante avere questo tipo di conoscenza. Questo ci dà la curva. E come mostra che il nostro paese è in una situazione stabile, vedremo che ha una leggera ricrescita in corso, ed è un quadro, come vedete, che ci colloca in questo momento in una posizione abbastanza favorevole rispetto all'incidenza di altri paesi. Detto questo, ovviamente voi sapete che sappiamo tutti ormai che questa epidemia è soggetta ovviamente a ondate o a possibili ondate. E quindi in realtà bisogna sempre guardare con grande attenzione in questo momento il quadro che abbiamo è questo. Dal punto di vista della incidenza, questa è una figura che rende paragona sostanzialmente due blocchi di 15 giorni, quello più recente versus quello di un mese fa, e che mostra come ci sono tendenze un po' in molte regioni, ci sono queste frecce, diciamo, arancione, che mostrano una tendenza alla ricrescita dell'incidenza, in alcuni casi è appena accennata, in alcuni casi è un po' più consistente, però vedete che il quadro nell'arco di questa settimana è leggermente mutato e quindi le frecce che vedete arancione cominciano ad aumentare. Una cosa particolare di questa fase è il dato che riguarda un po' le fasce di età. È un dato anche questo che voglio sottolineare, si collega anche a un quadro epidemiologico che si trova anche in altri paesi europei e che un po' le autorità, i ricercatori, gli istituti nazionali che si occupano di monitoraggio dell'epidemia si stanno confrontando per capirne in qualche modo le ragioni, che identifica, come vedete, in alcune fasce di età più giovani una leggera ricrescita, anche se siamo sempre all'interno di un numero contenuto. Però questa è un'indicazione importante su cui non c'è chiarezza su quale sia l'origine, ma è un'indicazione che troviamo presente anche in altri paesi. Questo vale ovviamente per darvi l'idea di come si articola nelle diverse fasce di età sotto i 20 anni, come si articola e come vedete ci sono alcuni indicatori che mostrano un movimento di alcune fasce di età su cui appunto è importante poi approfondire e lo faremo anche nelle prossime settimane. L'altro dato importante è un primo segnale, è un segnale che ovviamente ci aspettavamo, ci aspettiamo, è un segnale positivo e mostra sostanzialmente come l'incidenza nelle persone over 80 sia in decrescita e questa decrescita coincide in qualche modo, come vedete, anche con la partenza della campagna vaccinale e vedete che nelle ultime settimane la forbice si sta aprendo. È un primo segnale positivo, deve essere confermato, ovviamente, ma questo segnale è anche un'indicazione forte a tutti noi dell'importanza di vaccinarsi,
la nostra politica nazionale ha previsto all'inizio della la copertura sostanzialmente delle professioni sanitarie, delle persone ultraottantenni, delle persone residenti nelle strutture, nell'RSA. Adesso si sta progressivamente allargando man mano che si rendono disponibili nuovi vaccini, ma credo che questo sia un primo segnale che ci mostra come l'importanza di questa campagna, l'importanza di aderire a questa campagna attivamente abbia dei riflessi anche sull'andamento dell'incidenza. Circa l'RT, questo è l'RT a 14 giorni, vedete che l'Italia si porta a 0,99 sostanzialmente, quindi sfiora l'1, col suo limite superiore supera l'1, è 1,07, e vedete che ci sono delle regioni, sono più regioni, oltre 10 regioni, che sono 10 regioni con l'RT sopra 1, questo lo troviamo anche nell'RT a 7 giorni. Vedete che è una realtà ormai che si sta muovendo, alcune hanno anche il limite inferiore, superiore a 1, ma vedete che è in qualche modo il nostro paese sta sfiorando 1. Ricordo a tutti che l'RT uguale a 1 vuol dire che c'è una trasmissione dove per ogni persona che si infetta genera almeno un'altra persona. Questo ovviamente è l'obiettivo nostro, invece, tenerlo, come ci siamo sempre detti, sotto l'1, perché è il modo per ridurre in qualche modo la dimensione dell'epidemia, per ridurre la trasmissione. Questi sono dati, anche questi importanti, che danno l'idea a livello nazionale della resilienza delle nostre strutture ospedaliere. Resilienza che, come vedete, si sta creando un piccolo gruzzoletto, diciamo, no? di resilienza. Parlo a livello nazionale, perché poi vedremo a livello regionale ci sono differenze, sia per quanto riguarda le terapie intensive, sia per quanto riguarda le aree mediche. Siamo in una situazione di lieve calo, ma comunque abbastanza stabili da questo punto di vista. Quindi in realtà c'è un gruzzoletto, ma è molto importante mantenerlo e continuarlo ad incrementare. Questa invece è la proiezione a 30 giorni e vedete che qui la differenza è abbastanza importante. Ci sono alcune regioni dove la resilienza o la proiezione di saturazione dei posti letto a 30 giorni, sia per le terapie intensive sia per l'area medica, sulla base dei dati disponibili attualmente, ha una proiezione di saturazione o quasi saturazione. In altre regioni invece il sistema è ancora compliante, diciamo, ha margini di resilienza. E questo ci indica anche come il nostro paese abbia una situazione articolata nelle diverse regioni e che quindi bisogna porre veramente molta attenzione. Questa volta, per non tediarvi con le solite tabelle che ormai conoscete e troverete dell'algoritmo, ho provato ad andare direttamente alla tabella riassuntiva, sostanzialmente, quella che poi vi aiuta anche a fare i titoli, diciamo così. Partendo in qualche modo dalla terz'ultima colonna, abbiamo gli scenari. Scenari che vedete vedono le regioni in alcune fascia 2, in seconda fascia, ovvero sia con l'RT superiore a 1, e lo vedete che si trovano, in questo caso ci troviamo con la regione Abruzzo, con la regione Campania, la regione Emilia-Romagna, la regione Liguria, il Molise, la provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento. Andando allo schema successivo, poi ci sono la regione Toscana e la regione Umbria. Questo vuol dire l'RT a 7 giorni con limite inferiore superiore a 1. E queste regioni, vedete, sono poche ormai le regioni a rischio basso, e invece c'è una regione a rischio alto e le altre regioni sono moderate, ma molte di queste sono moderate con elevata probabilità di progressione. E vedete che l'RT sostanzialmente, le regioni sono in questo caso... sono 10 regioni con l'RT sopra l'1, di cui 9 col livello significativo nel limite inferiore. Questo è il dato, questo ci porta alle conclusioni che l'incidenza a livello nazionale è in lieve aumento, siamo sempre però c'è 130 e 140 per 100.000, nuovi casi per 100.000 abitanti nell'arco dei 7 giorni. Questa settimana a 135 stimata, un RT medio che sfiora l'1, è 0,99, come vedete. 12 regioni però segnalano una crescita dei casi in almeno uno dei due flussi. Sapete che noi raccogliamo sempre i flussi, quello
istantaneo, quotidiano del Ministero della Salute e quello invece che ha qualche giorno di ritardo, ma che raccoglie il dato più completo dell'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo una regione a rischio alto, 12 hanno una classificazione a rischio moderato, di cui 6 con alta probabilità di progressione e 8 con rischio basso. 10 regioni hanno un RT puntuale maggiore di 1, di cui 9 anche nel limite inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2. E tutti questi indicatori ci mostrano come in realtà ci sia un aumento, in qualche modo, lo scenario apparentemente stabile, ma è in scivolamento verso un peggioramento. Per la terza settimana consecutiva, quindi, abbiamo una tendenza a un graduale incremento nell'evoluzione dell'epidemiologia. Questo ovviamente richiede grande attenzione, richiede misure di mitigazione, richiede anche grande attenzione, perché abbiamo visto e vediamo e censiamo la circolazione di varianti, sia quella più nota che la variante cosiddetta inglese, la VOC, che circola ampiamente nel nostro paese e che è destinata, come ci siamo detti, a diventare nelle prossime settimane la variante dominante nel nostro quadro epidemiologico, non soltanto in quello italiano, ma poi in tutto il quadro europeo, ma abbiamo anche focolai di variante brasiliana, soprattutto nelle zone del centro Italia, e abbiamo anche casi di variante sudafricana, anche se in questo caso, nella maggioranza dei casi, sono persone o casi o piccoli gruppi, piccoli cluster, collegabili a un'origine straniera, d'importazione sostanzialmente, ovvero sia o persone che rientrano da zone a rischio o che provengono da zone anche europee dove questa variante sta circolando, e sappiamo che in vari paesi europei ci sono la circolazione anche della variante sudafricana è presente. E quindi sostanzialmente questo quadro ci porta in qualche modo a una raccomandazione di grande prudenza, di rafforzamento, intensificazione delle misure un po' su tutto il territorio nazionale, ma allo stesso tempo anche di interventi puntuali restrittivi, cosa che sta avvenendo nelle regioni che hanno individuato questi cluster, proprio per contenere, soprattutto per questi ultimi tipi di variante, la loro diffusione nella popolazione. Grazie. Grazie da professore. Sì, come ricordava il professor Brusaferro, sul sito web del Ministero trovate dopo la conferenza stampa tutti i dati completi. Ne approfitto anche per chiarire ai colleghi che le eventuali, diciamo, anticipazioni che qualche volta trovate su alcuni organi di informazione ovviamente sono frutto di anticipazioni, come dice la parola stessa, non sempre sono corrette. Il dato ufficiale è quello che pubblichiamo noi e ovviamente se qualche anticipazione viene diffusa non è responsabilità certo della struttura di comunicazione, ma insomma evidentemente di fughe di notizia che, come ripetevo, come dicevamo, a volte sono confermate, a volte sono semplicemente illazioni. Do la parola al professor Locatelli per analizzare i dati appena presentati. Grazie. Sì, grazie, buona serata a tutti. Il professor Brusaferro vi ha fornito numerosi spunti di riflessione, soprattutto numerosi dati che servono a inquadrare compiutamente quella che è l'evoluzione della curva epidemica nel paese. Anche per lasciare spazio alle vostre domande, mi limiterò a toccare nel mio intervento quattro aspetti. Il primo riguarda il discorso delle vaccinazioni, per ricordare a tutti noi che siamo arrivati ormai a 3.300.000 dosi somministrate, con 2 milioni di italiani che hanno ricevuto una singola dose e 1.320.000 circa che hanno già ricevuto le due somministrazioni, e quindi si presuppone che possano avere appunto la protezione che viene conferita nelle percentuali ormai ben note dai vaccini che sono disponibili. Questi numeri corrispondono all'81% delle dosi che sono state rese disponibili nel paese, quindi si conferma che la capacità di distribuzione e di somministrazione dei vaccini che vengono resi disponibili è assolutamente performante.
Negli ultimi 4 giorni della settimana, quindi da lunedì a giovedì, siamo andati progressivamente a incrementare il numero delle dosi di vaccino che vengono a essere somministrate e in particolare nella giornata di ieri, sapete che i dati di oggi diverranno compiutamente disponibili solamente in ora più avanzata della giornata, sono state somministrate più di 82.000 dosi, di nuovo in linea, in coerenza con quanto vi ho appena detto sull'incremento progressivo. Questa riflessione mi offre poi lo spunto di toccare uno degli aspetti che ha chiaramente sottolineato il professor Brusaferro, cioè dire la riduzione dell'incidenza nei soggetti ultraottantenni, perché è largamente interpretabile questo dato anche alla luce del fatto che vi sia un numero di soggetti consistentemente ormai rappresentato nella fascia di età oltre gli 80 anni. Ancora di più, il tutto sottolinea l'importanza di procedere nel minor tempo possibile a vaccinare il maggior numero possibile di soggetti, dando quella priorità ai vulnerabili per età o per patologia concomitante, su cui si è spesso sottolineata l'importanza. All'estremo opposto, tocco questo aspetto anche da pediatra, oltre che da presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Il professor Brusaferro vi ha fatto vedere dei dati in cui nella popolazione pediatrica c'è un certo incremento nel numero dei casi, ma voglio dire a lettere molto chiare, per evitare allarmismi, che i dati che sono disponibili dalla letteratura medica, in particolare mi riferisco a una pubblicazione ben formulata, ben strutturata da parte dei colleghi del King's College di Londra, ci indicano come, a fronte di un incremento magari del numero di pazienti pediatrici documentatamente dimostratisi essere infettati, non c'è evidenza di un peggioramento dei quadri clinici. Anzi, a guardare bene questa pubblicazione, i dati dimostrano che rispetto alla primavera scorsa, che era il termine di paragone, il quadro clinico dei pazienti pediatrici è addirittura meno severo, e quindi questo va chiaramente detto. Il quarto e ultimo aspetto che vorrei riprendere è quello dell'impatto della curva sui posti letto nelle terapie intensive, per condividere con voi un'ulteriore rifinitura del dato che è già stato portato alla vostra attenzione dal professor Brusaferro, cioè dire che questo margine di posti letto liberi nelle rianimazioni si coniuga nel periodo che va dal 12 di febbraio a oggi, quindi diciamo nell'ultima settimana, con una riduzione di 81 posti letto nelle terapie intensive. Anche questo è un dato che credo meriti l'attenzione e la riflessione di tutti. Io mi fermerei qui, poi ovviamente più che felice di riprendere vostre domande. Grazie. Sì, cedo la parola al direttore Rezza. Magari appunto veniva citato, oltre alla situazione della settimana, un po' il punto sulla questione varianti. Grazie. Sì, siamo in una situazione un po' particolare perché il quadro epidemiologico in questo momento è in fase di transizione. Abbiamo sostanzialmente questa sorta di stabilizzazione con una tendenza ad un lieve incremento, per esempio nell'RT, che ci dice che la trasmissione evidentemente in qualche misura sta aumentando, stiamo intorno a 0,9, ma quello che in qualche misura preoccupa è il fatto che in alcune subaree regionali noi vediamo degli incrementi di
incidenza, come se ci fossero diversi focolai all'interno di diverse regioni. Magari avete una regione che non ha un'incidenza particolarmente elevata, però dopo avete delle aree all'interno della regione con incidenza molto elevata. Questo in parte probabilmente è dovuto alla presenza anche di nuove varianti che hanno in qualche misura una tendenza ad una maggiore trasmissibilità. Come accennava prima il professor Brusaferro, abbiamo una diffusa presenza della variante UK, detta anche variante del Kent, perché nel sud-est dell'Inghilterra che è emersa, che è presente un po' in tutto il territorio nazionale, naturalmente con una grande variabilità, come avete visto la scorsa settimana nella prima flash survey. Che cosa sono queste flash survey? Sono delle indagini di prevalenza rapide sulla distribuzione di varianti. La prima è stata fatta il 4-5 febbraio dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione col Ministero della Salute e la Fondazione Bruno Kessler e naturalmente tutte le regioni che hanno partecipato, che ci ha mostrato circa un 18% di presenza della VOC UK, e la seconda viene ripetuta proprio questi giorni. Essenzialmente quindi avremo i risultati, diciamo, piuttosto abbastanza presto, che ci in qualche misura ci diranno quanto se c'è stato, e naturalmente noi ci aspettiamo purtroppo che così sia stato, un aumento nella prevalenza della variante UK, ma purtroppo sappiamo anche che ci sono altre varianti come quella brasiliana e sudafricana presenti anche se in misura minore sul nostro territorio. In particolare dobbiamo dire che per quanto riguarda la variante UK, che è molto diffusa, soprattutto in alcune zone della costa adriatica, in modo particolare, ha una maggiore trasmissibilità rispetto ai ceppi circolanti sino ad ora, riassumibile intorno al 35-40%, e allo stesso tempo però sappiamo che non riduce l'efficacia del vaccino, quindi questa è la good news, cioè la parte buona, il bicchiere mezzo pieno, no? Fortunatamente. Le altre due varianti, la variante brasiliana è soprattutto stata riscontrata nel territorio dell'Umbria, soprattutto nell'area di Perugia e nelle aree contigue della Toscana, e con casi sparsi, dopo casi sporadici in altre parti del territorio nazionale, ma si tratta di casi, fortunatamente però, casi sporadici. La variante invece sudafricana, che è simile a quella brasiliana, perché insieme a quella inglese e a quella brasiliana condivide la stessa mutazione sullo spike, che è la 501Y, che la rende più trasmissibile, però come la sudafricana ha una mutazione 484K che in qualche modo modifica la conformazione della proteina dello spike e la rende sotto certi aspetti un po' più inquietante. Qual è il punto? Che nei confronti di queste varianti, che non sono ancora molto diffuse sul territorio nazionale, dobbiamo agire molto tempestivamente e in maniera molto, molto, oltre che rapida, io oserei dire aggressiva, nel senso che si può fare e si deve fare contenimento. Quindi all'interno di una regione, che sia gialla, che sia arancione, vanno fatte delle zone rosse che evidentemente riducono molto sia il distanziamento fisico, aumentano il distanziamento fisico, e al tempo stesso riducono la mobilità. Per quanto riguarda la variante inglese, è così diffusa sul territorio nazionale, valgono misure restrittive che vengono utilizzate normalmente ormai da alcuni mesi. Naturalmente però sarebbe bene innalzare il livello di queste misure. Diamo per scontato appunto che questa variante diventi predominante, non diamo per scontato che le altre si diffondano su tutto il territorio nazionale, dobbiamo fare di tutto per contenerle. Quindi questo è il momento. In questo momento che cosa possiamo dire? Che siamo in una fase di stazionarietà con una lieve controtendenza verso un certo aumento dell'RT, in genere l'aumento dell'RT prelude a un aumento dei casi. Per ora questo aumento dell'RT è lieve, però
Naturalmente la presenza di queste varianti sul territorio nazionale non è un'esclusività dell'Italia, sia ben chiaro, ormai ciò accade in tutta Europa, sappiamo che nel Tirolo c'è un'ampia diffusione della variante sudafricana, è successo anche in distretti della Francia, sappiamo che la variante inglese è presente in tutti i paesi europei, in alcuni è molto presente, come per esempio in Portogallo, oltre che in Inghilterra naturalmente, in Francia, nella stessa Germania. È chiaro che tutti questi paesi continuano ad adottare delle misure di prevenzione e controllo che servono in attesa di coprire una cospicua proporzione della popolazione con la vaccinazione, servono a contenerne la diffusione. Grazie, diamo spazio alle domande e vi chiederei, visto che siete in tanti oggi, abbiamo sempre nel rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza fatto accedere più operatori e più giornalisti, però vi chiedo di fare quindi una sola domanda, così diamo lo spazio a tutti. E voleva iniziare forse Sappino di La Sette? No, passa alla prossima. Allora vi chiedo chi vuole proporsi per una domanda. Giuliano Bormioli, agenzia. Buongiorno, chiedo scusa. In questi giorni si parla molto dei vaccini e della necessità di reperire o comunque di avere più disponibilità di vaccini. In questo senso il CTS come si esprime e si esprimerà rispetto a quanto si dice in questi giorni di incrementare la produzione di vaccini in Italia? Non parlo solo di vaccini italiani, ma anche di vaccini esteri per produrli nel nostro paese, e se avete fatto ricognizioni rispetto a questo, rispetto a questa possibilità, se può essere una soluzione. Grazie. Sono limitato. Grazie. Sì, d'accordo Cesare, potremmo fare io. Sì, prego. Allora, incomincio io. Partiamo da un'osservazione quasi ovvia. La priorità, l'obiettivo è quello di vaccinare il maggior numero di persone possibili nel minor tempo possibile, e di fatto in questa prospettiva si è mosso il Paese facendosi promotore dell'iniziativa europea del Joint Procurement, che ha permesso di ottenere le dosi dei tre vaccini che sono stati approvati, quindi Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Il CTS, se ne è anche marginalmente menzionato oggi, è chiaramente a favore di tutte quelle iniziative che vengono condotte a livello nazionale, quindi centrale, per cercare di ottenere il maggior numero possibile di dosi. In questa prospettiva la posizione, credo di poter dire, anche del Ministero della Salute è fortemente allineata e coerente su quelle che sono le posizioni della Presidente della Unione Europea, quindi della Presidente von der Leyen. Per quel che riguarda vaccini che allo stato attuale delle cose non sono ancora stati approvati, il principio è sempre lo stesso, cioè dire andare a verificare attraverso le agenzie regolatorie, quindi EMA in ambito europeo e AIFA in Italia, quelli che sono i profili di sicurezza e le evidenze di efficacia, basandosi sulla documentazione che viene ad essere fornita, senza saltare evidentemente nessuno di quei passaggi che sono così importanti per garantire sicurezza ed efficacia quanto viene a essere somministrato. In ambito di eventuali, come dire, censimenti di strutture, credo che questo sia un argomento che pertiene a altri tavoli istituzionali, non certo al Comitato Tecnico Scientifico, il quale, e mi ripeto, si limita evidentemente a auspicare che la campagna vaccinale riesca a avere un'accelerazione sempre più marcata.
approfitto anche per riprendere un paio di, come dire, concetti scientifici, perché forse c'è stata una percezione di quella che è l'utilità e l'efficacia del vaccino di AstraZeneca che va opportunamente corretta, nel senso che le evidenze che abbiamo disponibili sono che somministrando la seconda dose a 12 settimane dalla prima l'efficacia è nell'ordine dell'82% per tutte le forme di Covid-19, indipendentemente dalla loro gravità. Per le forme più gravi invece questa copertura è significativamente superiore. E anche la posizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare della Commissione Tecnico-Scientifica, peraltro in linea anche con una posizione del Consiglio Superiore di Sanità, è che la somministrazione del vaccino di AstraZeneca ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni era solo legata alla consistenza numerica dei dati relativi al numero di soggetti vaccinati. Dai 55 ai 65 la casistica è più limitata, ma non c'è nessuna controindicazione, nessuna ragione per non considerare anche in questa fascia di età la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Quindi questo credo che debba essere chiaramente e fermamente ribadito. Grazie. Gianni. No, va bene così. Perfetto, allora c'era Simone Costa, però se vuole cedere, non fate i timidi, allora. Buonasera, Marco Villacci. Marco Villacci, fanpage. Dunque, noi partiamo da una situazione di numeri già medio-alti. Come ci avete spiegato, nelle prossime settimane varianti più aggressive del virus sono destinate a diventare prevalenti. Io mi chiedo, di fronte a un quadro così mutato, al virus mutato, si può mantenere lo stesso modello di analisi e di intervento, quello a fasce che c'è stato nei mesi scorsi, in questi mesi, o va riscritto anche il modello? Pensate che serva un modello diverso e quale? E a questo proposito vi chiedo un parere sulla strategia zero Covid che è stata proposta, diciamo, nei giorni scorsi in Germania, ad esempio. Grazie. Provo a rispondere io una prima parte e poi lascio ai colleghi l'ulteriore approfondimento. Io credo che dobbiamo avere in mente che ci sono, dentro la sua domanda ci sono due livelli. Cioè, uno è il livello di monitoraggio e di stima del rischio, l'altro è il livello di quali misure colleghiamo alle diversi livelli di rischio. Allora, il modello di stima del rischio, fondamentalmente ormai lo conosciamo da molti mesi, si basa su alcuni parametri che peraltro assemblano incidenza, RT, crescita, focolai, resilienza, no? Tutte cose che ormai conosciamo, e che in qualche modo si traduce poi in una stima del rischio di medio, basso, moderato, alto. E questo tipo di stima del rischio fondamentalmente non viene sostanzialmente modificata dal fatto che alcune varianti possono avere una trasmissibilità, possono essere più efficaci in termini di trasmissibilità. Dà ovviamente un quadro e dà delle indicazioni rispetto al rischio e rispetto a quali misure adottare. Questo quindi è un primo elemento. Tutti i paesi con modelli diversi analizzano poi questi parametri sostanzialmente. Quindi credo che questo, per come abbiamo visto in questi mesi, perché in realtà è da maggio che funziona questo qui, è molto coerente normalmente. Tutti i parametri individuano rapidamente il rischio moderato, moderato a rischio di progressione e alto, sono abbastanza tempestivi, abbiamo visto finora, nell'individuare il rischio e quindi nel lanciare un'allerta. Diverso è invece il fatto di come agganciamo a livelli di rischio le misure, sia diciamo quelle di base, quindi diffuse per tutto il territorio, sia quelle più specifiche legate a cluster o alcune situazioni. In parte a questo ha già risposto il dottor Rezza,
Questa è anche una scelta poi che va al di là dell'aspetto strettamente epidemiologico medico. Quello che noi sappiamo, anche vedendo quello che hanno fatto altri, stanno facendo altri paesi europei, è che una maggiore trasmissibilità richiede una maggiore attenzione nel limitare le interazioni, cioè nel rallentare. Se il virus acquisisce un vantaggio competitivo, le misure devono fare in modo di contenere quel vantaggio competitivo. Quindi laddove è importante ridurre la probabilità di trasmissione, bisogna agire con quelle che vengono chiamate misure di mitigazione. Quindi noi partiamo da un livello, oggi diciamo a quattro livelli, il livello cosiddetto che viene identificato da soglie sotto i 50 per 100.000 abitanti nei 7 giorni, poi gli altri livelli vengono modulati in funzione da una parte della velocità di trasmissione e dall'altra con delle misure basali in base al rischio. Questo, come avete visto, è stato già rimodulato all'inizio di gennaio, proprio perché era cambiata la situazione epidemiologica. Per i dati che noi abbiamo, il livello basale probabilmente richiede un ulteriore rafforzamento, ovvero sia dobbiamo contrastare questa maggiore trasmissibilità, parlo di livello basale, con delle misure che rallentino in qualche modo l'opportunità di diffusione. Fermo restando, come diceva il dottor Rezza prima, che laddove abbiamo dei cluster specifici, per esempio di brasiliana, di sudafricana, ma non possiamo, non possiamo escludere che in futuro nascano ulteriori varianti, interventi specifici che sono però a quel punto soprattutto mirati al contenimento e che peraltro è una strategia che è già in corso in molte parti d'Italia. Prego. Sì, se posso, sì. Allora, diciamo questo, che il sistema a fasce, per quanto criticabile, per carità, dopo tutto è migliorabile, comunque sia, ha permesso in qualche misura di contenere l'epidemia. Siamo scesi, eravamo arrivati a un picco, forse 40.000, circa 30-40.000 casi al giorno, adesso siamo decisamente scesi molto al di sotto dei 20.000, quindi evidentemente per quanto perfettibile ha funzionato. Naturalmente dopo tutto è migliorabile, le cose vanno sempre valutate, il metodo scientifico vuole che qualsiasi sistema venga valutato e rivisto, dopodiché le decisioni, è chiaro, la prende la politica. A questo proposito ci sono i dati di oggi che magari vorrei dare, quelli proprio quotidiani del flusso che dalle regioni va verso il Ministero della Salute, e oggi abbiamo circa 15.500 positivi, quindi per la precisione 15.479, a fronte di poco più di 297.000 test eseguiti. Non dico la solita frase, un certo aumento rispetto a ieri, perché come sapete c'è un'ondulazione che è naturale, naturalmente quando i dati si raccolgono di giorno in giorno è normale che ci siano delle oscillazioni, comunque siamo intorno ai 15.500 positivi. Quindi una situazione più o meno di stabilità, diciamo, a un livello che forse sembra essere leggermente più alto rispetto a quello dei giorni precedenti. Il numero di decessi è di 353, il che purtroppo ci conferma che la coda di decessi è sempre molto lunga, soprattutto quando si accumulano molti casi, dopodiché questi, purtroppo parte di questi va in terapia intensiva e non tutti ce la fanno, quindi abbiamo sostanzialmente una stabilizzazione dei decessi a un livello che purtroppo è sempre relativamente elevato, e abbiamo un piccolo aumento anche dei ricoveri in terapia intensiva, quindi diciamo che la situazione è come dicevamo prima, in fondo non questi dati che vengono raccolti quotidianamente ci danno anche se un'immagine più aggiornata, un'immagine più rozza, diciamo, rispetto a quella del sistema di sorveglianza della piattaforma Istituto Superiore di Sanità, però ci dicono che sostanzialmente abbiamo una stabilizzazione con una controtendenza verso un iniziale aumento del numero dei casi. E c'era Simone Costa, la 7? No, c'era collega, prego, sì, si è scambiato. Sì. Buonasera, Andrea Capello, Agenzia La Presse.
Io volevo chiedervi una cosa, al netto di quelle che possono essere o meno le autorizzazioni dell'EMA, io vorrei un parere scientifico vostro sul vaccino Sputnik russo, perché sono usciti dei lavori dove comunque sembra un vaccino che ha un'alta percentuale di resa, e alcuni paesi come San Marino pare siano intenzionati ad acquistarlo dalla Federazione Russa. Seconda flash, volevo sapere se è possibile, se ci sono state, come sono andate le prime interlocuzioni con il nuovo governo, che come sappiamo ha una maggioranza molto più ampia e composita rispetto a quello precedente. Grazie. Grazie. Sul vaccino Sputnik incomincio a rispondere io, e di fatto riprende un po' l'osservazione che facevo prima sulla domanda del dottor Bormioli. Più specificatamente, la pubblicazione a cui lei fa riferimento è su una rivista decisamente prestigiosa come il Lancet, e darebbe una capacità di indurre protezione superiore al 90%, in particolare siamo al 91.2%. Il dato è certamente da non sottovalutare, da considerare, ma non è l'unico dato su cui ci si può fermare per fare poi delle scelte rispetto all'acquisizione. Io credo che il ruolo delle agenzie regolatorie, sia europea, quindi l'EMA, sia nazionale, l'AIFA, in questa prospettiva sia assolutamente cruciale. Quindi ben venga il fornire tutta la documentazione possibile per permettere alle agenzie regolatorie di formulare un parere che sia compiutamente espresso e che poi possa portare alle valutazioni relative all'autorizzazione all'impiego nei soggetti che debbano essere vaccinati, tenendo conto che oltre alla variabile di cui ho appena fatto menzione, cioè la sottomissione dei dati completi di quello che si chiama un dossier all'agenzia regolatoria, andrà poi fatta anche qualche riflessione in merito alla capacità produttiva e la congruità dei siti produttivi, nel modo ovviamente meno condizionato possibile da qualsiasi bias preventivo in un senso o nell'altro, ma sono certamente delle considerazioni che vanno fatte per capire quella che è la potenziale utilità di questa opzione. Grazie. Non so se c'è stata, penso che ci sarà nelle prossime ore. Sono giorni ovviamente pieni di impegni, il governo ha appena ricevuto la fiducia. E Andrea Capocci, no, Simone Costa, la 7. Buonasera, è notizia di qualche giorno fa dell'acquisto di ulteriori dosi del vaccino Moderna e Pfizer da parte dell'Unione Europea. Nelle prime fasi una stima ottimistica per il raggiungimento dell'immunità di gregge era il prossimo autunno. C'è adesso una nuova data in cui si pensa si possa arrivare a questa immunità? Grazie. Sì, magari comincio io dopo, oppure non lo so, comincio io. Immunità di gregge o di comunità, perché visto che non siamo pecore, diciamo, usiamo un termine un po' diverso magari, però sì, in inglese in effetti è herd immunity. Il punto qual è? Che normalmente noi riteniamo che l'immunità di gregge si ottenga per un vaccino quando questo supera una certa soglia, che viene stabilita in base a una formula, che è quella 1-1 fratto l'R con 0. L'R con 0 è, tutti quanti conoscono l'R con T, l'R con 0 è una caratteristica tipica, un parametro tipico di un agente patogeno. In questo caso l'R con 0, che è il numero medio di casi secondari generati in un singolo caso in assenza di intervento, per quanto riguarda SARS-CoV-2 è di circa 3, stimato essere intorno a 3, dopo una certa variabilità 2-4. Qual è il punto? Quindi occorrerebbe vaccinare, in base a questa banale formula, circa il 67% della popolazione,
per raggiungere l'immunità di gregge, però naturalmente ci sono tutta una serie di altri parametri che vanno, variabili che vanno tenute in considerazione. Ad esempio, noi stiamo vaccinando per proteggere direttamente delle persone, non stiamo vaccinando per ottenere immunità di gregge, immunità di comunità. Certamente il virus trova ostacoli nel più persone si vaccinano, più esse diventano immuni, e si spera che diventino immuni per lungo tempo, più il virus trova ostacoli nel suo cammino. Però è pur vero che se noi vacciniamo gli operatori sanitari, benissimo, li vacciniamo perché vogliamo rendere Covid free gli ospedali, e quindi vogliamo che gli operatori sanitari che sono in prima linea e che possono anche mettere a rischio la salute dei terzi vengano immunizzati. Dall'altra, si vaccinano le persone molto anziane perché? Perché sono state proprio le vittime della prima, soprattutto della prima fase dell'epidemia, sono quelle a maggior rischio di malattia grave e purtroppo anche, anche morte. Quindi vacciniamo per dare una protezione diretta, ottenere subito un risultato, che è quello di abbattere sostanzialmente la mortalità. Se noi dovessimo vaccinare per ottenere un altro risultato, cioè quello di non far camminare molto il virus, innanzitutto dovremmo essere certi che il vaccino o i vaccini che noi abbiamo a disposizione siano transmission blocking, cioè blocchino la trasmissione attraverso conferendo per esempio immunità sterilizzante. Secondo, dovremmo magari identificare una popolazione che sostiene la circolazione dell'epidemia. Sapete, per l'influenza sono i bambini, quelli da scolastica sostanzialmente. Per questo virus invece noi non abbiamo ben presente quali sia questa popolazione. Uno studio americano dice forse le persone fra i 20 e i 40 anni. Quindi c'è tutta una serie di variabili che bisogna tenere in considerazione e che possono in qualche misura anticipare la data o spostarla più in là la data di immunità di gregge. E dopo c'è una variabile fondamentale, la durata della protezione. Noi non sappiamo per quanto tempo dopo la vaccinazione una persona sarà protetta, non lo sappiamo dopo l'infezione naturale, tantomeno dopo la vaccinazione. Quindi per ora io quello che dico è: non parliamo per ora immunità di comunità, parliamo per ora soprattutto di proteggere le persone più fragili, cerchiamo di abbattere il carico di malattia, cerchiamo di abbattere la mortalità. È chiaro che più vaccineremo e più vaccineremo in fretta, più ostacoli il virus troverà alla sua circolazione. E questo è l'obiettivo principale. Dopodiché, se riusciremo a raggiungere prima o poi l'immunità di comunità, a tenere sotto controllo l'infezione, sarà certamente un ottimo risultato. Teniamo conto anche di un virus che muta, che potrebbe esserci bisogno di dosi booster oppure di riaggiustare, come si fa per l'influenza, la composizione del vaccino. Quindi c'è tutta una serie di variabili che dobbiamo considerare. Direi che è già stato un ottimo risultato quello di ottenere dei vaccini sicuri ed efficaci nel giro di un anno, perché il 21 febbraio noi abbiamo avuto il primo caso identificato in Italia, il 20 febbraio scusate, erano solo 2 mesi che questo virus si sapeva che circolava evidentemente in Cina. Nel giro di un anno abbiamo già fatto moltissimo, possiamo proteggere tante persone, speriamo di farlo in breve tempo. Grazie. Professor Locatelli, se vuole aggiungere qualcosa? No, aggiungo solamente che i dati che oggi abbiamo a disposizione, ma l'ho già detto nel mio intervento di prima, ci raccontano chiaramente quanto la macchina organizzativa dello Stato e delle regioni si è dimostrata al momento in grado di garantire la somministrazione delle dosi che vengono a essere ricevute. Quindi è ovvio che si saluta con grande gioia la disponibilità di dosi addizionali, e personalmente sono convinto che anche in futuro, grazie appunto a un'azione sinergica con il coinvolgimento di vari interlocutori, tra cui per esempio anche i medici di famiglia, sarà possibile incrementare il numero di dosi che vengono a essere somministrate in maniera giornaliera e quindi riuscire a raggiungere l'obiettivo di vaccinare il più possibile
tutti i soggetti che risiedono in questo paese, ovviamente dando in questo momento, come giustamente ricordato il dottor Rezza, la priorità a una prospettiva e una logica di protezione delle persone che hanno maggiori caratteristiche di fragilità, di vulnerabilità. Grazie. Andrea Capocci del Manifesto. Buonasera. Allora, voi giustamente avete posto l'accento sull'importanza delle varianti e su quanto queste siano disomogenee anche all'interno dello stesso territorio. La domanda che faccio io riguarda i dati. Come mai non sono stati comunicati i dati sulle regioni dell'ultima indagine rapida? Lo chiedo perché questo ha generato un po' una ridda di ipotesi, i dati che sono usciti ma non si sapeva bene come erano stati raccolti. Non sarebbe meglio, anche dal punto di vista, anche per frenare un po' l'allarmismo che si è creato, dare i dati della migliore qualità, quelli che sono stati raccolti attraverso l'indagine rapida, piuttosto che lasciare che circolino ipotesi e numeri raccolti in modo un po' casuale, insomma. Grazie. Provo a darle una risposta, poi dopo il dottor Rezza. Allora, come abbiamo detto, quando è stata presentata l'indagine rapida è stata un'opera veramente meritoria, fatta un po' uno sforzo generale del nostro Paese nel raccogliere questi dati in un tempo che sono campionari. Ovviamente campionari vuol dire che non si prendono dei campioni significativi, una parte casuale dei positivi viene poi estratta, viene sequenziata e la parte, il campionamento poi è rappresentativo sostanzialmente dell'universo che viene testato. In quel contesto hanno partecipato alcune regioni e ovviamente questo tipo di indagine mirava non tanto a una misurazione puntuale dell'andamento nel singolo contesto, ma una misurazione nazionale della circolazione. E quindi in realtà la finalità prima di questo tipo di studio era proprio di capire quanto nel nostro paese circolasse questo tipo di variante, ed è stata fatta analogamente a modelli fatti per esempio dai colleghi francesi, anche loro costruendo proprio questo tipo di analisi su base nazionale. Dopodiché le regioni che hanno partecipato ovviamente hanno il loro dato, lo hanno avuto, è stato elaborato insieme a loro e loro il dato ce l'hanno, voglio dire, sostanzialmente, quindi in realtà non c'è nessun motivo per cui questo dato non debba essere condiviso. È un dato, la finalità dello studio era assolutamente nazionale e è stato proposto dal livello nazionale il dato nazionale. Poi c'è la declinazione regionale, noi l'abbiamo declinata in qualche modo mostrando il range sostanzialmente, dove alcune regioni la circolazione è più limitata, altre che peraltro anche conoscete perché sono come facilmente intuibili, dove abbiamo le zone rosse, dove abbiamo queste circolazioni, sono quelle dove la circolazione è più alta, ma certamente le regioni che hanno fatto questo sforzo, a cui va dato il pieno merito di questo sforzo straordinario, perché non dimentichiamo che è stato fatto aggiuntivo all'attività routinaria che viene garantita, hanno il loro dato, se ritengono opportuno illustrare come l'hanno raccolto nel loro contesto, noi certamente non abbiamo nessun problema. Credo che però per il tipo di indagine, ribadisco, che è stata fatta, non era quello di aggiungere un altro indicatore, tra virgolette, nei famosi 21, non è questo lo spirito, non credo che questo abbia senso, onestamente, in nessun paese viene adottato questo strumento. Invece, accanto al monitoraggio continuo fatto secondo l'indirizzo della circolare emanata dalla direzione della prevenzione, quindi di individuazione precoce dei focolai, del sequenziamento soprattutto, dove ci sono degli elementi di anomalia che meritano grande attenzione, avere periodicamente queste fotografie ci permette di collocare il nostro paese e di capire anche la velocità con cui si evolve questo tipo di situazione, ed è l'obiettivo di questo tipo di indagini. Quindi non credo che sia un problema di trasparenza o non trasparenza, è un problema della finalità degli strumenti che andiamo a utilizzare. In base alla tipologia di strumento, ovviamente, il dato viene collocato e viene letto. La finalità di questo studio era una finalità di prevalenza nazionale che ci ha permesso e ci permette di
anche compararci con gli altri paesi, perché quando noi diciamo abbiamo un'epidemiologia analoga a quella dei colleghi francesi, tedeschi, piuttosto che belgi, lo possiamo dire nel momento in cui usiamo metodi comparabili e su una scala comparabile. Grazie. Valentina Accardo, Quarta Repubblica, Rete 4. Allora, i dati che ci avete mostrato sono, avete detto voi stessi, stabili. La campagna di vaccinazione sta avendo effetto anche sugli oltre 80 anni e addirittura nella parte dei bambini, insomma, di quelli che si stanno infettando di più in questo momento a causa delle varianti, avete detto che non ci sono complicazioni cliniche. Però noi vediamo comunque che siete molto preoccupati. Questa preoccupazione deriva dalle varianti, cioè come mai c'è un certo allarmismo su questa diffusione per la velocità di diffusione? E, avete dei dati che non ci avete fatto, cioè non particolari sulle varianti che non sono chiari? E poi io mi accodo alla domanda del collega di prima sulle varianti. Se ci sono questi dati di prevalenza a livello regionale, sarebbe, diciamo, comodo, comunque efficace averli per capire con che velocità, quello sulle varianti, sto parlando dei dati relativi alle varianti a livello regionale e poi nazionale, per capire dove e con che velocità si potrebbe trasmettere, perché non sono resi disponibili, perché non c'è trasparenza su questi dati. Grazie. Aggiungo qualcosa a quanto detto allora da Silvio Brusaferro. Quando si fa una indagine campionaria, la stima del campione viene fatta su base nazionale, può accadere che per alcune regioni il numero di campioni sia molto ridotto. E quindi per alcune regioni, per esempio, sono stati sequenziati solo alcuni campioni, un numero molto ridotto, per cui se noi dicessimo in questa regione c'è zero, allora si darebbe in qualche modo forse una falsa sicurezza, mentre sappiamo che quello zero è attribuito, per esempio, al fatto che il numero di campioni è molto ridotto. Dopodiché due regioni hanno utilizzato un metodo diverso rispetto alle altre regioni di analisi. Quasi tutte le regioni hanno fatto un pre-screening attraverso la PCR, perché per esempio per quanto riguarda la variante inglese, se un campione viene testato con la PCR il gene S può risultare negativo, e quindi sono stati analizzati solo quei campioni che risultavano negativi al gene S. Per due regioni invece è stato fatto direttamente il sequenziamento. Allora, fare un confronto fra regioni può essere metodologicamente fuorviante. Dopodiché, però, per trasparenza, tutti quanti lo sappiamo, che ci sono alcune regioni in cui effettivamente, io quando ho detto regioni per esempio dell'Italia centrale o regioni della costa adriatica, in cui variante inglese, per esempio, come dire che lo sapete tutti che in provincia di Chieti, in parte Pescara, la costa del Molise siano state particolarmente colpite. Sapete tutti che in provincia di Perugia, ad esempio, c'è una co-circolazione di variante brasiliana e variante inglese, tant'è vero che insomma, anche la governatrice dell'Umbria ha preso, d'accordo con il Ministro della Salute, una decisione importante di fare una zona rossa in quell'area. E chiaramente anche le aree contigue, soprattutto della Toscana, no? Nel Senese e nell'Aretino, essendo a contatto con quella zona del nord dell'Umbria, hanno avuto dei cluster di variante brasiliana. E sappiamo che la variante inglese, per esempio, è diffusa sicuramente in alcune zone della Lombardia, abbiamo visto anche nel Lazio, abbiamo delle prevalenze non altissime, però che sono in media con quelle nazionali, in Campania e via dicendo. Quindi non è, diciamo che i dati, non è che uno tenga nascosti i dati, semplicemente si cercava di evitare dei confronti che potrebbero essere fuorvianti, ma non, diciamo che dopo si vede abbastanza trasparentemente che laddove queste varianti sono
presenti in maniera cospicua, vediamo anche un aumento dell'incidenza piuttosto rapida. Quindi è chiaro che la preoccupazione per forza dico che c'è, cioè nel senso se c'è una variante che è più trasmissibile rispetto agli altri ceppi che circolavano fino ad ora, se c'è qualche dubbio che con un paio di varianti, non quella inglese che risponde perfettamente al vaccino, ci sia una piccola riduzione dell'efficacia, beh, sono tutte cose che ci dicono che non possiamo, voglio dire, abbiamo vissuto nella prima fase dei tempi in cui l'epidemia ci ha colto alla sprovvista, no? Tutta Europa è stata investita da questo tsunami. Naturalmente oggi come oggi siamo molto prudenti, ci ispiriamo, l'abbiamo sempre fatto, perché molti di noi sono stati molto rigoristi fin dall'inizio, chiedendo zone rosse in tempi non sospetti, tanto più ora sappiamo che queste varianti sono più trasmissibili, dobbiamo intervenire tempestivamente, anche se non vediamo in questo momento un rapido aumento del numero di casi, ma se vediamo dei segnali a livello anche subregionale, quello che diciamo, non perdiamo assolutamente tempo. Spero. Naturalmente è una preoccupazione in più, ci dice che dobbiamo anche accelerare la campagna vaccinale, stava andando bene, dopodiché c'è stato un ritardo nella produzione, quindi nell'approvvigionamento dei vaccini, adesso si stanno rendendo disponibili sempre più dosi, dobbiamo essere veloci, dobbiamo anche anticipare la corsa delle varianti, dobbiamo cercare assolutamente di anticiparla. Se grazie. Posso fare prego, una battuta, sì. Io non userei la parola allarmismo, io direi che noi dobbiamo essere consapevoli di una fase storica delicata dove abbiamo degli strumenti importantissimi come le vaccinazioni che stanno crescendo e che ci danno i primi segnali estremamente positivi. Sappiamo anche, lo ribadisco, che anche lo sforzo che viene fatto in tutto il paese per tracciare queste, no, le varianti del virus, che sappiamo ci sono e ci saranno anche nel futuro, perché fa parte della vita, della storia del virus, quindi non è un elemento nuovo. La novità è che per noi è molto importante capire quando si selezionano varianti che hanno un impatto o sulla velocità di trasmissione, oppure mutano per cui possono rendere modificare leggermente l'efficacia dei vaccini. Questo per noi è un motivo ovviamente di grande importanza e interesse, ma lo sforzo che stanno facendo tutto il sistema nazionale anche nel sequenziamento è un altro elemento positivo. Questo però vuol dire anche essere molto attenti, confrontarci continuamente con i colleghi degli altri paesi europei che hanno una situazione analoga alla nostra, e quindi diciamo è una tensione positiva nel senso di grande attenzione per fare in modo che il nostro paese possa continuare a mantenere le curve il più controllate possibile, nell'attesa proprio di avere una maggior progressivamente fascia di popolazione a partire da quelle più a rischio vaccinate, quindi in grado sicuramente di limitare o di eliminare l'impatto dal punto di vista clinico, auspicabilmente nel futuro anche di ridurre significativamente la circolazione. Credo il primo punto, la capacità di queste vaccinazioni di ridurre l'impatto dal punto di vista clinico e molto spesso anche di ridurlo proprio ai minimi termini, è molto importante. La circolazione ha un impatto, speriamo l'abbia il maggiore possibile, però già ridurre l'impatto dal punto di vista clinico è un elemento estremamente importante, e questo è l'obiettivo. Quindi lei quello che vede una tensione, una volontà di mettere in campo tutte le risorse, tutte le attenzioni per poter fare. E allerta precoce, diciamo, esatto, in modo da evitare possibili riprese dell'epidemia, assolutamente. Non è un allarme, non si nasconde nulla, è allerta precoce. Grazie. Alessandro Mantovano, Infatto. Buonasera. Allora, telegraficamente, stamattina Repubblica scrive che le stime di prevalenza della variante inglese in relazione alla indagine rapida in corso sono al 30-35%, quindi vuol dire il doppio rispetto a 15 giorni fa. È un dato che potete confermare o smentire telegraficamente, perché sono cose che bastano sì o no. Uno dei problemi che sono stati nella flash survey della scorsa di 15 giorni fa è che 5 regioni non hanno partecipato. Questa volta abbiamo almeno la certezza che abbiano partecipato tutto, tanto è in corso, dovreste saperlo a questo punto qui. Grazie.
Allora provo ad avviare la risposta, poi lascio la parola al dottor Rezza. Parto dalla prima domanda. Allora, quello che è stato fatto in questi giorni è stata non una seconda sieroprevalenza, ma la valutazione della trasmissibilità. Noi sappiamo dai dati dei colleghi del Regno Unito che nel loro contesto la trasmissibilità della variante inglese è stimata intorno al 50%. Okay. Questa trasmissibilità ha a che fare con le caratteristiche del virus, ma ha a che fare anche con il contesto dove il virus si trova a circolare. Okay. Quindi quello che noi abbiamo ritenuto, sono stime ovviamente che vengono fatte, che vengono pubblicate, con cui ci si confronta a livello internazionale. Per avere una stima italiana abbiamo fatto un'analisi breve, sostanzialmente, ma statisticamente significativa, andando a valutare la trasmissibilità nel nostro contesto della variante inglese. Il dato che ne è emerso è che la stima è, nella migliore delle stime, è il 39%, ma con un range abbastanza ampio. Bravi, questa non è la prevalenza, questa è l'aumento di trasmissibilità, cioè questa variante rispetto al virus classico si trasmette più efficacemente del 40%, non è quindi la prevalenza, ok? Questo deve essere molto chiaro. Quindi questa è una stima per capire, ma nel contesto italiano, con le misure che abbiamo adesso, quanto di in più si trasmette? Si trasmette il 39% in più, con un intervallo di confidenza però ampio. Ok, questo è il dato. Quindi non confondiamo quindi con la prevalenza. Okay. In questi giorni il Ministero, d'accordo con le regioni, ha lanciato un ulteriore studio di questo tipo che vedrà i risultati nei prossimi giorni, perché voi sapete che sequenziare tutto, cioè, richiede dei tempi, non è un esame esattamente immediato. E stanno partecipando tutte le regioni. Non appena avremo questo dato sarà ancora più ricco, perché in realtà la finalità di quest'ultimo, di questo nuovo progetto, non è semplicemente la valutazione della variante inglese, ma la valutazione anche della circolazione delle altre varianti, quindi è ancora più ampio. Però questo, i risultati li vedremo, si sta facendo in questi giorni, e quindi i risultati sono proiettati. Anzi, cogliamo l'occasione per ringraziare le regioni, i laboratori di riferimento che stanno partecipando a questo sforzo, perché sono stati sequenziati 800 campioni e passa nella prima flash survey, in questa verranno sequenziati più di 1000 campioni, proprio perché oltre alla variante UK si andrà a vedere la distribuzione sul territorio e anche a stimare la distribuzione sul territorio delle altre due varianti. Quindi la stima della prevalenza 30-35% non risulta? Noi non abbiamo dati per confermare questo dato. Grazie. No, noi abbiamo la stima fatta la scorsa settimana del 17.8, 18%. 18% di maggiore trasmissibilità è sui dati della prima indagine. È la comparazione tra la prima indagine e un campione fatto una settimana dopo, che però ancora una volta non è rappresentativo del sistema, ma era finalizzato a capire questo. È chiaro che è un po' il tema che dicevamo prima. Nel momento in cui tu fai un'analisi nazionale, dimensioni un campione soprattutto a livello nazionale, quindi se tu lo vuoi, più vai nel dettaglio, più devi ampliare il campione, più è difficile averlo, perché richiede capacità enormi. Però riconoscerà anche lei che no. Dire andiamo da 0,59% come abbiamo letto. No, certo, questo certo. È un elemento. È vero che di alcune regioni lo sappiamo, di altre però non lo sapevamo. Ok. No, però voglio dire, il dato però veramente rilevante per il nostro paese è quello che il 18% è un numero, diciamo, coerente con gli altri paesi, ma che ci indica di una crescita. Noi ci aspettiamo che nella prossima questo numero sia cresciuto, se cresce del 40%, no, l'efficacia di trasmissione. Quindi ci aspettiamo questo. Allora, nella logica di prevenzione, l'idea è, con questo tipo di dato dobbiamo attrezzarci con grande cautela, intervenire molto precocemente per fare in modo che in qualche modo la curva di crescita, che potrebbe essere molto veloce, venga smussata, e quindi in qualche modo si possa affrontare questa variante, che comunque, abbiamo detto, in tutte le stime e i modelli dei paesi europei diventerà nelle prossime settimane progressivamente quella dominante.
non crei quelle curve, quei picchi che poi possono mettere in crisi la resilienza del sistema. Questo in qualche modo è l'obiettivo, e anche l'obiettivo di adottare quella raccomandazione nel dire dobbiamo compensare questa maggior trasmissibilità creando delle barriere che la rendano meno efficace, no? meno reale. Per chiarezza e trasparenza, perché se no davo ci divertiamo. Allora, come si fa a stimare l'aumento di trasmissibilità? Voi non sequenziate, perché è chiaro che nella seconda indagine, Flash Survey, che l'Istituto ha lanciato ieri, voi andate a stimare di nuovo la prevalenza sul territorio nazionale. Questa analisi come la fate? Voi andate a vedere nelle regioni che hanno avuto una concordanza, diciamo, fra la negatività al GNS e la presenza di VOC al sequenziamento. Voi andate a ripetere semplicemente, andate a valutare semplicemente di nuovo la negatività al GNS e stimate quella che è la velocità, diciamo, con cui corre il virus. Quindi, appunto, come diceva il professor Brusaferro, che si è visto? Che si stima che sia il 39% più 39, dopo ci saranno i limiti di confidenza che vanno da 20 a 40, per cento più trasmissibili rispetto agli altri ceppi, per cui questo andrà a occupare la nicchia ecologica, non un nicchione ecologico, diciamo, competendo con gli altri ceppi, diventerà la dominante. È chiaro che servono azioni adeguate e proporzionali per contrastarne la diffusione. Grazie Alessandro, poi ti lascio il professore per interrogarlo. Vuol dire misure adeguate e proporzionali, come si è fatto fino ad ora. Chiaramente, se dovesse correre di più, servirà qualche misura un po' più forte, però non è che ci sia, io credo non sia previsto in questo momento uno cambio totale di strategia. Grazie.